Buonasera e ben ritrovati per questa edizione del telegiornale delle 20 di Speciale News. In apertura le violenze a Torres Sapienza tra i residenti del quartiere e gli immigrati. Oggi è arrivato in visita il sindaco di Roma Marino, che è stato contestato ma ha anche avuto un colloquio con i residenti del quartiere. Sentiamo. Il sindaco di Roma Marino è stato a Torre Sapienza, teatro nei giorni scorsi di una serie di proteste contro gli immigrati in un centro di accoglienza, che sono sfociate anche in tensioni e scontri con la polizia. Lo stesso Marino è stato contestato da alcuni residenti, dopo aver incontrato una delegazione degli stessi. Ho parlato con i cittadini, che ringrazio, e ho fatto loro la proposta di ospitare nel centro non più immigrati ma donne e bimbi. L'accoglienza è una cosa, la violenza e il disagio un'altra. Ci concentreremo su questi problemi e su questo quartiere senza venire meno all'accoglienza. Occupiamoci adesso di un'interessante scoperta. È una mano artificiale che può essere usata non solo come protesi, ma anche come braccio robotico in attività aziendali non eseguibili dall'uomo per alta pericolosità. È questo il prototipo che ha vinto il concorso per studenti promosso dai giovani imprenditori della Confindustria di Bari e della BAT. Il prototipo è stato realizzato da Francesco Bruno e Sebastiano Catella dell'Istituto Maiorana di Martina Franca. Adesso occupiamoci di una singolare vicenda che vede protagonista il ministro della difesa Binotti. La procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo la denuncia di un movimento pentastellato. Motivo: avrebbe usato un volo di Stato per tornare a casa. Sentiamo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per una denuncia presentata da un movimento pentastellato su un presunto utilizzo improprio di un volo di Stato da parte del ministro della Difesa Binotti. Il procedimento al momento è contro ignoti. Il fascicolo potrebbe essere trasmesso al Tribunale dei Ministri. Ieri lo stesso Ministero della Difesa ha precisato che quello preso dal ministro Binotti è stato un volo del tutto legittimo, come sarà puntualmente chiarito in ogni sede, compresa quella parlamentare. Adesso occupiamoci della vicenda legata al processo in Corte d'Appello per quanto concerne l'uccisione della 15enne di Avetrana, Sara Scazzi. Infatti la Corte d'Assise d'Appello ha aggiornato il processo al prossimo 21 novembre. In quella sede, infatti, la Corte scioglierà le riserve sulle richieste avanzate dal Collegio Difensivo, tra cui un nuovo esame in aula di Michele Misseri e della Procura Generale, che ha chiesto la sospensione dei termini di custodia cautelare per Sabrina Misseri e Cosima Serrano, che lo ricordiamo erano cugina e zia di Sara, che sono state condannate in primo grado all'ergastolo. Adesso occupiamoci di un ricordo di un volto amatissimo da tutti i telespettatori italiani, perché raccontava le previsioni del tempo con semplicità e coerenza. Se n'è andato Andrea Baroni, in servizio. È stato uno dei volti più amati dagli italiani, che insieme a Edmondo Bernacca aveva portato in TV con le previsioni del tempo spiegate in maniera imparziale e sempre coerente. Andrea Baroni si è spento a Roma all'età di 97 anni. A darne notizia è stata la sua biografa Annalisa Venditti. Per tantissimi anni aveva condotto Che tempo fa in alternanza con Edmondo Bernacca. Dopo un ventennio di carriera aveva visto lui e i suoi accattivanti baffetti portare speranze di giorni assolati nelle case degli italiani. Il congedo dalla RAI avvenne nel 1993. In chiusura la pagina sportiva, il calcio è partita questa sera per Milano. La nazionale azzurra di calcio che domenica affronterà la Croazia in una partita valida per le qualificazioni agli europei francesi del 2016. Il dubbio, in forte dubbio, Angelo Ogbon, uno dei giocatori azzurri che ha accusato un risentimento muscolare. Le varie situazioni, almeno a livello di visite mediche, diranno nelle prossime
Signore quali sarà l'entità dell'infortunio, se non dovesse esserci sarebbe una davvero una brutta carta da velare per il CT azzurro. Ed è tutto per quanto concerne per questa sera l'edizione delle 20 del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 22 con la notte e poi domani mattina alle 8.30 con Nuovo Giorno e naturalmente il fine settimana targato Radio Sport e Diretta Basket. Buon proseguimento di serata a tutti quanti voi.